Salve a tutti! Questa settimana ho scelto un tema differente dai soliti che riguarda il summit che si terrà a Londra la settimana prossima tra il 16 ed il 20 aprile e tra tutti i paesi membri del Commonwealth, l'organizzazione commerciale storica che raggruppa, diciamo, quei paesi che fanno parte dell'entroterra, dell'entourage diciamo, britannico dal 1931. Vediamo prima la notizia riportata in modo particolare dal Times, che enfatizza appunto in modo particolare alcuni aspetti commerciali che riguardano anche il ruolo dell'Europa e quindi dell'Italia in modo indiretto. E si parla in questo articolo del fatto che il Canada si rende disponibile a fare del CETA un accordo base, una base di partenza sulla quale sviluppare delle relazioni commerciali con il Regno Unito su basi quindi prospettiche molto interessanti, e in qualche modo saluta positivamente il fatto che la Gran Bretagna stia liberandosi degli accordi commerciali con l'Unione Europea. Sulla stessa falsa riga, ma ancora più importante, la posizione dell'India. Canada ed India sono due dei paesi chiave del Commonwealth. L'India in modo particolare esercita una pressione indiretta. Il ministro per gli affari con l'estero sottolinea l'importanza di recuperare tra i due paesi e tra la Gran Bretagna ed il resto dei paesi del Commonwealth un legame antico che a sua detta si è perso negli ultimi anni, tant'è che lamenta in qualche modo il fatto che addirittura ci siano state delle facilitazioni per gli studenti, per esempio stranieri, ad entrare nel Regno Unito di paesi non appartenenti al Commonwealth, e una simile agevolazione non c'è stata negli ultimi anni, per esempio per gli studenti appunto indiani. Beh, per esperienza posso dire che ci sono dei prestigiosi college, per esempio l'Imperial College di Londra, dove ho studiato, che sono anche sponsorizzati addirittura da entità governative appunto dell'India e di altri paesi del Far East. Queste considerazioni, queste affermazioni ci fanno capire che qualcosa bolle in pentola dietro diciamo il Brexit. Ma per capire meglio questo dobbiamo prima di tutto ricordare in cosa consiste il Commonwealth. Bene, in questo momento ci sono 53 paesi appartenenti al Commonwealth e sono sparsi in tutti i continenti e tutti insieme fanno circa 2,2 miliardi di popolazione, che sono più di 4 volte la popolazione dell'intera Unione Europea, che sono circa 500 milioni. E di questi va ricordato anche che in 16 di questi paesi addirittura il sovrano, quindi la corona inglese, è anche capo di Stato. Tra i nomi più importanti, oltre al Regno Unito, che fanno parte del Commonwealth, dobbiamo ricordare già i due citati, Canada ed India, dobbiamo ricordare l'Australia, la Nuova Zelanda, il Pakistan, e numerosi altri paesi sia del Centro Africa che del Sud Africa, lo stesso Sud Africa ne fa parte, e quindi che naturalmente è del Far East. Nacque nel 31, dove data alla quale appunto aderirono i primi paesi, tra cui appunto Canada, Gran Bretagna e Sudafrica, poi si unirono pian piano gli altri. Quindi è un'organizzazione che, alla luce degli sviluppi che stanno accadendo negli ultimi anni, anche del riposizionamento strategico degli interessi americani nell'area pacifica, tende a riacquistare un ruolo diciamo in un qualche modo perduto o comunque diminuito in un periodo diciamo quantomeno degli ultimi 20 anni. Quindi è uno sbocco molto importante commerciale al quale la Gran Bretagna può sicuramente fare riferimento per rivitalizzare i suoi commerci e quindi ripristinare vie commerciali sopite o comunque non più sfruttate negli ultimi anni, specialmente nel periodo dell'Unione Europea. Questo dimostra anche che il processo di uscita di un paese così importante come la Gran Bretagna e l'Inghilterra dall'Unione Europea è un processo articolato, un processo che trova in un collocamento geografico, in un riposizionamento anche di natura geopolitica, delle ragioni importanti, quindi addirittura storiche.
Questo, a mio avviso, risponde molto bene anche alla domanda di chi si chiede perché l'Italia non segue l'esempio dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, di quello che resta, cioè della Gran Bretagna. Bene, la domanda trova due facili risposte. La prima è che il Regno Unito non ha mai ceduto la propria sovranità monetaria. La seconda ragione che abbiamo appena detto riguarda proprio l'esistenza del Commonwealth. È un mondo di cui non si è mai liberata e che in questo momento è pronta ad accogliere l'economia britannica a braccia aperte, ripristinando quindi rapporti storici sicuramente di grande valore per l'economia inglese. Ecco, nonostante questi presupposti, questi vantaggi, questi, diciamo, sicuramente queste condizioni, l'esistenza di queste due condizioni importanti, quindi sovranità monetaria e uno spazio geopolitico preesistente all'Unione Europea, stiamo notando che, Brexit come processo richiede tempo. Non è semplice, non è una via, diciamo, lineare, ma molto frastagliata. Come possiamo interpretare questo fatto alla luce, diciamo, delle difficoltà e delle tendenze che si discutono del dibattito sulla ristrutturazione, sulla crisi, diciamo, che si vive nel mondo dell'Eurozona in modo particolare, ma anche dell'Unione Europea? Beh, direi che la prima considerazione importante da fare è che l'esperienza Brexit, nel contesto che abbiamo appena detto, ricorda che un processo di fuoriuscita da un'area geografica così importante qual è per esempio il blocco europeo non è facile. È un processo che va intrapreso non prima di aver chiarito bene una serie di aspetti preliminari che sono il nuovo collocamento geografico, geopolitico e commerciale. Vorrei infatti ricordare che l'economia è anzitutto un fatto commerciale. E poi diventa anche un fatto monetario, diventa anche un fatto che chiaramente investe tante altre sfere. Ma prima di tutto occorre avere le idee chiare su come si immagina il mondo dei commerci nella fase successiva, quella in cui si recede o si esce da accordi commerciali così importanti che hanno, nel caso dell'Italia, visto il nostro paese addirittura partner fondatore delle varie, diciamo, alleanze e accordi che dagli anni 50 in poi hanno di fatto portato all'attuale Unione Europea. A mio avviso manca oggi questa consapevolezza, sento tante voci parlare di uscire, di rinnegare, di recedere da accordi sia commerciali che monetari, ma non vedo ancora una chiarezza, una consapevolezza dell'importanza di definire uno spazio geopolitico nuovo all'interno del quale pensare di collocare il paese. La mia lettura del problema, la mia considerazione è che occorre pensare ad un processo lungo, da far cominciare anche subito, ma sicuramente da concepire come una successione di fasi che anzitutto chiarisca un ambito commerciale, cioè quali sono i nostri partner commerciali strategici. All'interno di questo occorre porsi delle domande che riguardano naturalmente accordi di vario tipo, cooperazione sul piano tecnologico, persino di tipo militare. In modo particolare la domanda di fondo che mi pongo è se abbiamo degli strateghi, cioè se abbiamo dei condottieri, degli statisti, persone con una visione d'insieme del problema, in grado di traghettarci sì fuori da questa situazione, sì fuori da questa associazione diciamo affaristica che è l'Unione Europea e peggio ancora l'Eurozona, disegnata e condotta a beneficio dei grandi gruppi industriali e del potere bancario. Ma quello che ripeto è che occorre avere un'idea chiara di dove si vuole andare. Questa settimana abbiamo anche visto, proprio negli ultimi giorni, un tentativo da parte delle due forze vincitrici delle ultime elezioni di costruire un dialogo a livello parlamentare. Non è un governo, non è un'alleanza di governo, è qualcosa che però potrebbe, a mio avviso, essere un precedente importante, cioè l'idea di fare del Parlamento l'assise all'interno della quale si discute apertamente di temi fondamentali e anche possibilmente di riposizionamento del nostro paese, ma seri, con serietà, con una lungimiranza, con una visione di lungo termine, approfittando anche dell'età media della nuova classe politica che oggi siede nei due rami del Parlamento, che sicuramente aiuta a
ad una lettura di lungo termine, ecco, secondo me non sarebbe male se invece di correre a costruire un governo che finirebbe inevitabilmente, purtroppo, per, come dire, procrastinare, continuare politiche di asservimento ai voleri di Bruxelles, della Troica, dell'FMI, prenda una pausa e ragioni seriamente su cosa fare di questo paese. A quel punto, da un dibattito aperto, nel quale coinvolgere anche le forze esterne al Parlamento, i tecnici, potrebbe venire fuori una base programmatica di lavoro che poi conduca ad un programma di governo, chiaramente condotto da chi ha avuto i numeri per poterlo fare, e a quel punto raccolga attorno a questo programma condiviso, vasto, trasversale, i consensi che servono per passare alla fase esecutiva. La storia non è finita, non è detto che debba continuare come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, e ci sono tante opzioni sul tavolo che si possono giocare, cominciando con le cose che si possono fare. Ci sono delle cose che si possono fare subito, queste cose vanno fatte. Mentre si fanno le cose che si possono fare subito, e questo concerne la riappropriazione di banche pubbliche, quindi la possibilità di riportare il credito alle piccole e medie imprese, e quindi il fatto anche di introdurre nuovi strumenti di pagamento che consentano di liberarsi a breve del cappio del fiscal compact, del pareggio di bilancio, che attualmente è il più grande problema che abbiamo sul tavolo. Mentre questo viene fatto, si può in parallelo aprire una fase di riflessione strategica su cosa vogliamo essere fra 10 anni. Ecco, allora questa visione d'insieme, che è propria di statisti che purtroppo sono mancati negli ultimi decenni, darebbe a questo paese una grande chance. Io spero che questo appello sia ascoltato dai politici che in questo momento stanno ragionando su come disegnare il futuro.